Contrariamente a quanto molti credono, il contatto con i piani superiori di esistenza non avviene sempre al buio, anche nel caso dei cari trapassati, come in questo caso. Non esiste l'io che sente, esiste il sentire. L'individuo non è colui che sente, è sentire individuale, così come Dio non è colui che ama, è amore. Nel sentire non si conosce una verità, ma si è quella verità. Lo spirito è il sentire è l'essere, è la realtà che esprime. Io sono un sentire. Io non contengo un sentire, ma un sentire esprime me. Come un cosmo non contiene un sentire, ma un sentire esprime un cosmo. Un sentire complesso avrà in sé il sentire più semplice.